importante ruolo non soltanto per i pazienti ma anche per i familiari, di assistenza, di accoglienza e soprattutto di supporto. Certamente, l'AISTOM, l'Associazione Italiana Stomizzati, sostiene non soltanto i pazienti a livello nazionale ma anche i parenti. Parenti anche loro, è un brutto periodo quello, specialmente nel post-operatorio. Li sosteniamo, diciamo, dal punto di vista assistenziale, quindi con i nostri stomaterapisti, con i nostri medici, con i nostri volontari, ma anche dal punto di vista psicologico, burocratico e tutte le lotte in questi 40 anni, anche per il nomenclatore tariffario, con tutti i progressi che sono stati fatti anche nel campo dei presidi, e ne sono naturalmente testimoni. 45.000 stomizzati in Italia, come è cambiato nel corso del tempo questa patologia e il rapporto con cui lo stomizzato, quindi il paziente, si rapporta a questa patologia? Sono stati fatti molti progressi. Prima pensiamo che tantissimi anni fa i pazienti utilizzavano i sacchetti della spesa, poi naturalmente le aziende hanno fatto ricerca e hanno dato molta importanza al post-operatorio, perché dopo quel post-operatorio il paziente, superata la fase chirurgica, è ha concentrato molto la sua attenzione sui sacchetti, su cosa farà, su come si approccerà al suo familiare, chi lo aiuterà e chi lo sopporterà. Ecco perché poi le associazioni su tutto il territorio, perché abbiamo naturalmente varie associazioni in varie regioni che afferiscono tutte all'AISTOM nazionale, li sostengono in tutti i posti d'Italia. Qual è lo scopo di questa giornata principalmente? Questa giornata non soltanto è un punto fermo per i 40 anni, ma è una festa per stomizzati e parenti, dove naturalmente daremo anche degli input alle istituzioni, diciamo ai politici, per andare avanti, per dire che questa strada che stiamo facendo è quella per noi giusta, perché vediamo i riscontri con i pazienti che ora sono un po' più tranquilli, hanno persone intorno che lo aiutano, vedono anche un po' sui giornali, sui giornalini l'attenzione rivolta a loro, ma anche maggiormente anche ai parenti che soffrono insieme allo stomizzato.